Si presenta così Piazza Garibaldi a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo dispositivo di transito varato a causa dell'allargamento dei cantieri della linea 6 della metropolitana e per favorire l'accesso alla stazione e ridurre la congestione del traffico veicolare. Per accedere nella zona adiacente alla stazione, provenendo dall'autostrada o dagli assi viari che immettono in città, si deve percorrere via Galileo Ferraris fino alla rotonda di Corso Arnaldo Lucci. A questo punto è possibile, per chi deve raggiungere i treni, girare a destra e arrivare al parcheggio vicino alla libreria Feltrinelli. La sosta è gratuita per i primi 10 minuti per consentire l'accompagnamento dei viaggiatori. Chiedo scusa, dov'è lo spazio che si può parcheggiare 10 minuti gratis? Signore, dovete entrare sempre qui. Sempre qui? Nel parcheggio. Se superate i 10 minuti pagate 2 euro. Perfetto. Ci fa entrare? Se avete il pulsante e vi dà il biglietto. Cerchiamo un attimo di far capire che cosa è cambiato qui alla stazione centrale, quindi quali sono i due varchi di accesso per gli autobus e quelli invece per i turisti, insomma chi accompagna qualcuno che deve prendere un treno. Sì, i varchi dei pullman sono questi qua che lei vede davanti a lei. C'è il terminal centrale che quando arrivano, alla loro sinistra, entrando, scaricano le persone, fanno scendere, c'è l'arrivo. Poi dal lato destro c'è la partenza quando ripartono. C'è chi fa lo stazionamento, tipo questi qua dell'AIR, vanno a Avellino e tutte quelle zone della limitrofe, vanno in fondo a parcheggiare, che c'è una sosta fino allo scalo merci. Poi per gli utenti abbiamo i parcheggi questi qua, uno alla vostra destra e l'altro alla vostra sinistra, che hanno 9 minuti gratis per entrare, che quando entrano, parcheggiano, fanno scendere le persone, escono di nuovo senza andare alla cassa, direttamente alla colonnina, inseriscono il biglietto ed escono senza pagare, senza problemi. Noi siamo qua dalla mattina alla sera per aiutare gli utenti, le persone e dare informazioni. Per autovetture, motocicli, taxi e mezzi pubblici che vogliono raggiungere la piazza, alla rotonda di Corso Arnaldo Lucci è obbligata la svolta a sinistra. Il percorso consentito è dunque l'attraversamento di Corso Lucci, Via Marina e Corso Garibaldi. Provenendo da Corso Garibaldi o da Corso Umberto e per raggiungere Corso Novara e Corso Meridionale, si procede in Via Torino e Via Firenze, dove è stato invertito il senso di marcia. Io veramente sono tornato dalle vacanze e avevo lasciato una situazione diversa. Sono stupito perché vedo che effettivamente non c'è traffico. La mattina qui era un tappeto di macchine, adesso invece non so se sarà sempre così, magari. Numerosi i presidi di polizia municipale nei punti di accesso alla piazza per informare i cittadini sulle novità del dispositivo, facilmente raggiungibile anche lo stazionamento degli autobus posizionato davanti all'hotel Cavour.